Buonasera cari telespettatori, benvenuti a Dopo Cena. Come sempre i martedì sera li passiamo insieme, una puntata anche questa molto bella, soprattutto per le atmosfere che respireremo, perché sì, anche questa sarà una puntata nella quale le note riecheggeranno negli studi di Fano TV, quindi sarà una puntata musicale, una puntata molto bella, vi presenteremo un gruppo della zona che esprime un suono, una musicalità molto particolare, molto affascinante. Però prima di presentarveli, come sempre facciamo, mandiamo un video e poi rientriamo in studio, guardiamocelo insieme. Solo una parola, nome, giusto un attimo, fischia il treno, le stazioni passano. C'è una carezza, ti rimane impressa. Nel mio finestrino vedo la tua immagine riflessa. Il vagone quasi vuoto, pochi che si incontrano. Viaggio con la mente, dita che si sfiorano. Dal mio posto guardo. Di dimenticare quanto più famelico l'impulso di ricominciare. Il vagone quasi vuoto, pochi che si incontrano. Viaggio con la mente, i sensi si risvegliano. Al treno devo scendere. Dal mio posto guardo fuori, vedo il tempo correre. Ecco qua, in attesa di una coincidenza. Eccoli qua, cari amici, i protagonisti del video che abbiamo appena visto e sentito. Si chiamano Strani Vari, sono qui sui nostri divani di Dopocena. Benvenuti innanzitutto. Grazie. È un debutto per noi perché insomma è la prima volta che venite qui. Speriamo che sarà la prima di diverse volte. Magari ritornerete poi a raccontarci insomma altre vostre gesta. Allora li presentiamo, si chiamano in ordine Federico, Luca e Leonardo. Ben arrivati. Grazie. Grazie.
Come si sta? Si sta comodi sul divano? Sì, sì, vi vedo belli, insomma, rilassati. Allora, Federico, partiamo dal nome, Strani Vari, insomma, raccontateci un po' perché questo nome, come è partita la vostra storia. Dunque, Strani Vari è un progetto che parte a Urbino nel 2012. La scelta del nome è stata piuttosto casuale perché è nata all'interno di un bar mentre si stava consumando una birra in compagnia, e poi diciamo che è partito tutto come gioco, insomma, una cosa che si fa tra amici. Il progetto è iniziato in acustico, proprio con noi tre protagonisti che andavamo, insomma, facevamo serate, andavamo in giro per locali con una formazione in acustico. Il repertorio spaziava, diciamo, dalla musica internazionale al cantautorato italiano, tutte quindi cover rifatte nel nostro stile. Cercavamo un po' di ripercorrere un suono di strada, un suono acustico che ci portasse sia appunto nei locali ma anche in strada. Tant'è vero che nel 2013 abbiamo realizzato un piccolo tour nelle Marche. E fondamentalmente consisteva nell'andare a suonare di fronte agli chalet, nelle spiagge, a cappello, come si suol dire. Un'esperienza che ci ha poi fatto maturare ancora di più. Chiaramente, strada facendo, il progetto si è evoluto, è cambiato anche un po' il suono, ci siamo un po' più, diciamo, elettrificati. Il suono di strada si è accompagnato anche a sonorità swing, blues, soprattutto reggae, quando poi abbiamo integrato al nostro trio anche il batterista Andrea. E poi siamo arrivati fin qua, abbiamo realizzato l'anno scorso il nostro primo EP dal titolo Padrone Garzone, che un po' rispecchia le nostre due personalità, cioè il fatto di essere comunque padroni della situazione, quindi essere artisti, e produrre la propria musica, ma anche faticare per poter arrivare a guadagnare la pagnotta, come si dice. Il disco di inediti, quindi prezzi di nostra composizione, ed è stato un risultato che ci ha fatto passare un po' anche dall'altro punto di vista, non solo cover. Chiaramente lo spettacolo prevede anche per buona parte pezzi di altri, soprattutto di cantautori italiani, quindi Battiato, Battisti, Modugno, poi conditi, diciamo, anche dai nostri brani. Modugno. Perché Modugno? Ma sinceramente abbiamo pensato riportare nelle nostre serate quella che fosse la cultura un po' del cantautorato, che un po' sta mancando secondo il nostro modo di vedere la musica, quindi Battiato, Modugno, Paolo Conte, Gaber. Comunque sonorità molto acustiche anche quelle, sì. Anche un filo, insomma, conduttore. Sì, certo, filo conduttore c'è, poi noi le realizziamo in maniera completamente riarrangiate, insomma, con il nostro stile, che fondamentalmente passiamo dal reggae al calypso, allo swing, al blues, insomma c'è un po' di tutto. Rimane un po' difficile spiegarlo a parole. Però, insomma, più che le parole potranno testimoniare la loro cifra stilistica alle note, perché naturalmente, come sempre facciamo, non possiamo farci sfuggire l'occasione di farli esibire dal vivo. Ci faranno ascoltare due o tre pezzi e proprio dal vivo qui fra pochissimo, e quindi, insomma, avrete modo di conoscerli nella loro propria espressione artistica. Allora, Luca, tu sei, insomma, una parte in causa di questo processo di aggregazione. Qual è stato il tuo contributo al gruppo? Ma certamente io venivo da altri generi, forse, rispetto a quelli che facciamo, quindi ero più orientato verso il blues o il rock and roll, insomma, più semplicemente. Diciamo che per me è stato anche un'occasione di misurarmi con generi o forme, appunto, che non mi erano del tutto estranei, ma comunque con cui non mi ero ancora confrontato, ecco. Quindi gli stimoli sono stati veramente importanti, anche perché poi i miei compagni di viaggio sono, insomma, loro stessi degli stimoli, e mi hanno portato anche a migliorarmi, credo, ulteriormente. Quindi diciamo che per il nostro repertorio bisogna essere anche in grado di variare, ecco,
dallo swing al reggae, anche un po' di rock and roll, un po' di blues, ovviamente, non l'abbiamo dimenticato le mie origini. Diciamo. Però alla base c'è sempre comunque il divertimento, la gioiosità, insomma, comunque nei vostri pezzi, almeno in quelli che ho ascoltato, c'è sempre una bella base ritmica, insomma, vi divertite a stare sul palco. Certamente, il divertimento è una componente essenziale, quello che comunque ci porta anche a fare quello che facciamo, insomma, a metterci in gioco ogni volta, a suonare per strada, a suonare sul palco, andare in studio, a registrare, è la passione che ovviamente ci trascina inevitabilmente. Leonardo, allora, come si tengono insieme tutte queste anni? Tu sei il bassista, sei quello che fa, no, la base ritmica, quindi tu sei quello che, insomma, che detta e comanda un po' le danze. Insieme a Andrea, che batterista, sì. Il batterista non c'è, lo salutiamo, perché loro sono quattro, non sono un trio, sono un quartetto, e quindi lo salutiamo dagli studi e speriamo che magari la prossima volta viene anche lui. Qual è l'amalgama? Qual è il... Bisogna essere affiatati anche nella vita oltre che nella musica, diciamo. Infatti batterista Andrea e io spesso ci divertiamo, ci prendiamo un po' in giro, però alla fine riusciamo sempre a cavarcela, a suonare insieme in modo divertente e con il groove giusto. Ecco. Vi conoscevate anche prima di suonare insieme voi? Sì, quindi c'è comunque una conoscenza. Sì, una conoscenza di... Fate anche qualche scampagnata insieme al di fuori dell'aspetto soprattutto musicale. Soprattutto. Quello che ci tiene in vita, i legati anche a livello artistico, è proprio questo modo di vivere la giornata insieme. Quindi, insomma, dopo, chiaramente, quando si sta insieme perché per una questione, tra virgolette, di lavoro, di progetto, poi ti ritrovi anche a condividere altri momenti. Penso che sia l'arma vincente per tutte le cose. Certo. Comunque nel 2015, insomma, ci hanno dato dentro, perché, insomma, vi siete esibiti una cinquantina di volte, quello che mi risulta, quindi, insomma, comunque un bel stare sul front office, insomma, non vi siete risparmiati? No, noi puntiamo soprattutto a quello, a suonare, anche perché credo che solo attraverso i live un gruppo possa veramente maturare, sia dal punto di vista artistico, poi anche da quello umano, e quindi è la prima cosa che cerchiamo. A dire la verità, sono 3 anni che andiamo forte dal punto di vista delle date. Chiaramente noi siamo anche un gruppo che riesce a inserirsi in tante circostanze, dal festival, dalla festa di paese, dal localino piccolo, fondamentalmente anche riproponendo lo stesso genere in trio acustico. Ecco. Quindi questa è una bella fortuna. Quindi, nascendo da acustico, poi ci siamo allargati, quindi possiamo orientarci su più fronti, e questo ci ha fatto gioco, insomma. Insomma, vi potete, Luca, modulare a seconda della situazione dell'esigenza. Assolutamente, questa è stata la nostra forza in questi anni, quindi la capacità di essere sempre pronti ad adattarsi alle situazioni. Sì, sicuramente ci ha fatto un gran gioco, insomma. Leo, suonare nelle piazze è ancora bello. Sì, è la cosa più bella. Sì. Sì, perché c'è il fascino del pubblico, della gente, del rumore, della festa. Quindi ci piace molto quella dimensione lì del live, oltre chiaramente quella più ridotta, però d'estate soprattutto è bello esibirsi tra la gente che ha voglia di far festa, di divertirsi. Noi amiamo quel tipo di contesto. Bene, allora avete sentito, sono passionali, sanguigni, sono veraci, e allora, visto che li abbiamo qui a tiro, cerchiamo di farli subito scaldare, sentiamo dal vivo il loro primo pezzo. Prego, Signore, per nel mio riflettore, vorrei poter parlare, non mi do pace, non ho più la voce. Dicono che la società antibiotico prescriverà, ci salverà l'Ayatollah, un virus letale. E oggi non ho fame, ho il blocco dello scrittore, manca l'ispirazione. Stasera chiamerò un dottore.
proporzionale. Cambia il mondo e noi siamo fermi a guardare. Come un'epidemia globale, non c'è cura e tutti stanno male. Una forma congelita, un virus letale. Sotto le coperte ho ancora un po' di febbre, naso e spossatezza, sono confuso, non ho più alcuna certezza, ma questo è un paradosso psicosociale, dove c'è sofferenza appare tutto normale. Come un'epidemia globale, non c'è cura e tutti stanno male. Una forma congenita, ho un virus letale. 2, 3, 30, 33, faccio un respiro forte, vedrà che questo guarirà tutto e sembrerà cambiare. 2, 3, 30, 33, si rilassi senza faticare, che questo guarirà, si libererà. Dal mio male, trova che cosa fare, sbrigati, non parlare, è letale, fa male. Tutto è immensa, proporzionale, cambia il mondo e noi stiamo fermi a guardare. Come un'epidemia globale, non c'è cura e tutti stanno male. Una forma congenita, ho un virus letale. L'applauso ve lo faccio io, perché insomma io ci sono, però immagino che anche a casa chi vi ha ascoltato poc'anzi insomma ha gradito molto questo bel sound un po' andaluso, diciamo, anche, no? Allora, la canzone si chiama Virus Letale. Che cos'è? Come nasce? Perché questa idea? Fondamentalmente perché ci eravamo accorti che nelle nostre canzoni non c'era una canzone che parlasse della società. E sfruttando come idea il fatto che c'era un periodo che ero sempre malato, raffreddore, mal di gola, tosse, allora mi è venuta in mente questa cosa di poter parlare diciamo a tutto il pubblico, diciamo, che ci ascolta in questa lingua, diciamo, della malattia, del malessere, attraverso questa canzone che si chiama appunto Virus Letale, perché rispecchia un po', secondo almeno il mio modo di vedere le cose in questo momento, la nostra società, una cosa, diciamo, un malessere generico che non riusciamo a debellare, ma fondamentalmente un po' è anche la nostra colpa, anche perché poi fondamentalmente non ci si vuole impegnare più di tanto nel cambiare le cose. Questo è il concetto fondamentale della canzone. Credo di sì. Luca, ma come nascono le vostre canzoni? I pezzi, da dove sgorgano? Chi li fa? No. Chi li musica? Come fate a dare vita ai vostri componimenti? Federico è il nostro master compositore, insomma. E poi ovviamente c'è una fase in cui, dopo una proposta che viene fatta dal singolo, ovviamente si elabora
un po' insieme, si capisce l'arrangiamento, cosa si può fare, cosa si può fare per migliorare e poi ovviamente tutti i vari strumenti cosa devono fare per poter contribuire nella maniera giusta al raggiungimento dell'obiettivo, che è quello di creare un brano dall'ascolto, diciamo, anche facile, però comunque costruito in maniera sempre molto impegnativa, anche attraverso l'uso di particolari soluzioni vocali che ci piacciono, quindi le usiamo. Vi divertite a giocare un po' con le tonalità della voce, eccetera. Esatto. La tua matrice è un po' spagnoleggiante, si è sentita in questo pezzo. Sì, perché la Spagna è così importante nella tua vita? Ma dicono che io venga dal quartiere di Las Huertas a Madrid, il quartiere delle lettere, che un giorno un italiano passando di là mi abbia preso dalla strada in cui stavo suonando il mio blues e mi abbia portato con lui per le strade del mondo a fare la musica degli strani vari, quindi la musica della strada. Quindi, almeno questa è la leggenda. Questa poi, è la leggenda. Chissà se è vero o no. Vabbè, come spesso avviene quando si parla di artisti, di cantanti, di performer, insomma, realtà, leggenda, si mischiano, insomma, i margini, i bordi sono molto sfumati. Leo, voi avete uno zoccolo duro, come si dice, che vi segue, oppure insomma, sì. I vostri fans, avete i fans? Dei un fan club ufficiale di ragazzi, vero? Sì, ragazzi che ci hanno conosciuto Urbino, ragazzi, studenti, amici, che piano piano si sono allargati come numero e poi di lì insomma hanno creato un fan club, hanno fatto delle magliette, insomma si sono divertiti a supportarci in questo modo e speriamo di acquisire nuovi fan, nuovi adepti degli strani vari. Beh, direi che le prerogative ci sono tutte, perché insomma il suono è bello, è molto bello. Come l'avete costruito questo suono? Vi è venuto fuori così o è cresciuto insieme a voi dal 2012? Sì, è una cosa che è cresciuta piano piano, ciascuno di noi portava la sua esperienza musicale pregressa e dopo abbiamo messo insieme, all'inizio un po' a fatica perché essendo di estrazione un po' differente abbiamo dovuto impiegare un po' di tempo per trovare la quadratura, però poi ci siamo riusciti e adesso abbiamo trovato una buona situazione, ecco, in cui riusciamo a far integrare le nostre personalità anche all'interno della musica che facciamo. Certo. Allora, loro due li abbiamo inquadrati più o meno. Tu da dove provieni? Da quale emisfero? Ma io sarei il francese. Ecco. E pare che, ecco, pare che un italiano mi abbia incontrato mentre cantavo una serenata alla mia bella sotto il suo balcone. E Fred pare che sia rimasto colpito dalla mia performance verso questa ragazza e mi abbia scelto per fare parte degli strani vari col basso, la serenata col basso, no, la serenata con la chitarra, lì hai suonato la chitarra o il mandolino, vabbè, dopo. Sì. Allora, nella clip avete visto comparire una chitarra che a me sta molto a cuore, lo devo dire, io sono rimasto profondamente deluso questa sera, perché me l'aspettavo di vedermela qui, è una chitarra insomma tutta metallica che ricorda uno dei miei gruppi, insomma, dal punto di vista musicale ai quali io insomma penso sempre, perché è stato uno dei primi concerti dal vivo che ho visto, Dire Straits, Mark Knopfler, insomma suona quella chitarra accordata, mi sembra, in un modo anche particolare, è vero, lui l'accordava in un modo tutto strano, parlando di artisti. Sì, c'è un'accordatura, adesso non so quale utilizzasse Mark Knopfler, ma la chitarra cosiddetta resofonica, quindi o dobro, anche chiamato così, che è uno strumento che viene dalla tradizione in realtà hawaiana, poi americana, utilizza delle accordature che non sono standard, sono accordature aperte per lo più, quindi penso che anche lui facesse uso di una di queste accordature. Perché hai scelto quella chitarra per il pezzo del clip? Ma perché le sonorità del brano mi richiamavano motivi anche folk, ma anche un po' country, sentivo questo impatto, non so, naturalistico, comunque il fatto del treno, del viaggiare, mi ha appunto richiamato questo tipo di atmosfere e avendo quello strumento una sonorità abbastanza tipica, ho scelto di insomma suonarla. Ha dato una nota caratteristica, sì, alla cosa. Federico, insomma, anche il calypso e il reggae rientra nella vostra matrice. Sì. Come lo utilizzate questo?
questo suono? Ma noi fondamentalmente cerchiamo di mescolare sempre il più possibile per non far capire proprio niente a chi ci ascolta e chi ci fa delle recensioni. Infatti puntiamo proprio su quello, nel creare confusione in tutti i sensi. Ovviamente è una scelta che ci sta pagando, perché poi nei concerti il variare, passare dallo swing al reggae, qualche pezzo folk, qualche brano anche cantautorale, quindi come per esempio Coincidenze, che è un brano piuttosto intimo tra il country e il folk, quindi c'è un valzer nel nostro repertorio, quindi cerchiamo di spaziare molto. Il reggae ce l'avevamo un po' dentro per esperienze passate, forse, quindi abbiamo cercato di inserirlo, anche perché poi sono suoni, sono ritmi che poi al pubblico solitamente piace. Sta ritornando un po' il Jamaica Sound, sì. Il reggae, le sonorità. In questo momento chi ascolta un po' le radio ogni tanto lo vede entrare questo suono. Sì, sì. Corsi e ricorsi, no? Alle volte, può essere anche questo un motivo. Quindi non si vogliono catalogare, insomma, volutamente svicolano dalle catalogazioni, insomma, fatto questo. Che poi quando si parla di musica è anche brutto, no? Dire questi fanno questo. Cioè, la musica è bella, punto, penso, no? Sì, no? Sì, 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 assolutamente. Fondamentalmente noi cerchiamo di raccontare delle cose, quindi siamo il genere cantautorale, però che prende dei generi, delle forme musicali diverse. Luca, prendete spunto dal vostro io, dalle vostre esperienze, da quello che vedete, cos'è che vi fa così accendere la lampadina? Sicuramente la vita anche di tutti i giorni, le cose che ci circondano, la nostra città, la nostra provenienza, le nostre esperienze, che siano positive o che siano negative, comunque vanno a far parte di tutto quello che siamo, e quindi inevitabilmente anche della musica che è la via attraverso la quale noi, diciamo, ci esprimiamo, possiamo dire così. Certo. Quindi esprimiamo anche la nostra rabbia, il nostro dolore, ma anche la nostra felicità, anche solo il nostro stare in un determinato ambito e vedere certe cose piuttosto che altre. Leo, dialogate col pubblico quando siete lì? Gli parlate? Gli raccontate qualcosa? Com'è il vostro stare sul palco? Raccontamelo se puoi. Insomma. Come no? Cerchiamo di essere sì, interattivi con la gente che ci sta di fronte, anzi speriamo sempre che si possa verificare situazioni di interazione, che perché ci divertiamo di più. Dopo, a seconda del pubblico che abbiamo davanti, c'è quello più statico, invece quello più divertito, però ci piace vedere la gente ballare, insomma, sotto il palco e prendersela nel modo giusto, ecco. Vi fate galvanizzare dall'entusiasmo del pubblico. Il pubblico, insomma, è fondamentale. Noi dobbiamo essere bravi a stimolarli, ma loro devono essere capaci a rispondere, insomma, se amano quello che vedono, ecco. Federico, vi modulate anche in base all'andamento della serata, oppure predisponete una scaletta, quella si fa, oppure insomma cogliete un po' l'atmosfera? No, momento. Devo dire che non facciamo scalette da un paio d'anni. Ah, ecco. Quindi. Però più o meno la struttura è quella. Chiaramente, secondo le situazioni, poi anche della serata, sì, qualcosa si modifica. Però fondamentalmente ormai in testa abbiamo una sorta di canovaccio, quindi. Però la scaletta è mai scritta. Mai scritta. Vi guardate negli occhi, sì. Facciamo questa, boom, pronti via. Sì, bene. Sì. Allora, visto che loro sono boom, pronti via, adesso ci ascoltiamo il secondo pezzo che ci fanno ascoltare in questa puntata di Dopo Cena. Riconosco sottofondo il rintocco nella notte, è il paese dei balocchi, ma si rischiano le botte. Neanche questa nebbia fitta, così puntuale e fastidiosa, riesce a mascherare l'impeto della gioventù radiosa. Ma io cammino qua nel silenzio che avvolge la mente, per le strade deserte qualcosa si sente. Thank you.
fugge il fumo dei comignoli delle case di città, fugge disperatamente dalla quotidianità, mentre la televisione è così furba e popolare, illumina la fronte di chi ha già finito di mangiare, ma sono sazio ormai, l'indolenza contagia la gente, nel mio mondo lontano rimango silente, l'improvviso sottile dolcezza che fa. Un ordigno pronto a esplodere, costipata tra le mura per spettegolare, ma io cammino qua, sono sordo, io non sento niente, aspirante poeta, poco appariscente, poi d'improvviso voltando le spalle. La musica va, na na na, muschio bianco profumo di vivacità, na na na, na na na, timida toglie il disturbo e poi se ne va. Allora, tante sonorità, molto mediterranee queste, anche molto casalinghe, insomma, mi hanno ricordato tante, tante cose. Adesso, nel frattempo che loro si assestano e si riassestano, si riposizionano nella formazione intervista, vi dico che insomma, l'impressione che ho è che c'è tanto buon Made in Italy, tanta canzone popolare in queste note di questa canzone che appunto si chiama La mia città. Allora, si sono riaccomodati. Allora, Federico, qual è la tua città? La nostra città è sicuramente Urbino. E la canzone prende spunto proprio dalle vicende, dalle vicissitudini che accompagnano il nostro piccolo grande paese. E mi sono immaginato questa sonorità, un po' un valzer, quindi una cosa abbastanza romantica, per descrivere quello che succede. E fondamentalmente, pensando a questo personaggio un po' malinconico, un po' così, che non sono io ovviamente. Un po' la Bruno Lauzi. Sì. È vero, mi ricordavo un po' alcuni passaggi che hai fatto, soprattutto vocali, insomma, alcune sonorità. Perché un valzer, insomma, Luca? Avete scelto il valzer? Ma un valzer perché diciamo che è un genere popolare, se vogliamo, quindi si sposa bene anche con tutto quello che si dice nel testo, quindi la descrizione di questa città anche, che potrebbe sicuramente essere la nostra, ma potrebbe anche essere un'altra città. In realtà le dinamiche, ma anche le stesse immagini possono appartenere a molti dei centri storici o comunque di tante città italiane, quindi è molto popolare.
Leo, il valzer ricorda anche una certa cadenza, una certa ritualità, un po' sempre uguale, ripetitiva. C'è anche questo come volontà? O mi è sembrato a me, insomma, di raccontare questa storia in questo modo? Forse sì, per rendere un pochino, diciamo, anche l'atmosfera velatamente malinconica che c'è sotto. Sì, in qualche modo la cadenza del valzer sì, aiuta a rendere questa atmosfera un po' nebbiosa, un po' misteriosa anche in qualche modo, sì. I prossimi appuntamenti, visti che un 2015 l'avete avuto sfavillante, questo 2016 come è partito e come si prospetta? È partito molto bene. Adesso che entriamo nell'estate, nel vivo, abbiamo già molte date fissate, tra cui una qua a Fano. Quindi penso che i fanesi che adesso, dopo che avranno visto questa intervista, si catapulteranno all'Officina di Fano per sentirci. Che giorno? Il 21 giugno. Ecco, il 21 giugno all'Officina, alle? Alle 20 per l'aperitivo, e la qui? Festa della musica, quindi spero ci sia una bella cornice. E abbiamo già iniziato a programmare un po' l'estate, abbiamo diverse date, un po' chiaramente in zona. E poi a luglio faremo la nostra data sicuramente dell'estate, che è quella di Asti Musica, all'interno del quale ci confronteremo con artisti di spessore, da Vinicio Capossela, insomma. E quindi sarà un bel banco di prova per noi, questo a luglio. Poi l'estate a mano si riempirà, speriamo, di concerti, e poi chiaramente quest'anno dovremo anche un attimino fermarci, perché sono veramente 3 anni che sogniamo sempre. E fondamentalmente stiamo già lavorando con le idee per il prossimo album. E quindi penso che a novembre ci metteremo all'opera. Ed eccolo qui, visto che l'ha nominato, il loro primo lavoro, appunto Padrone Garzone, Strani Vari. Sono veramente molto bravi, avete sentito che bel sound, che bel groove che hanno. Allora, insomma, la clip che abbiamo visto all'inizio è presa da questo CD. Parliamo un po' del video, insomma, sì. Come è nato? Allora, coincidenza, diciamo che è il pezzo che un po' forse arriva di più alle persone, quindi abbiamo avuto modo di vederlo anche nei live, perché noi comunque prima suoniamo sempre le canzoni prima di mettere in un disco. E il processo di questa canzone è partito addirittura da una storia di un mio carissimo amico, che mi ha fatto leggere un suo racconto, e mi è piaciuto così tanto che ho deciso di scriverci questa canzone. Da lì poi addirittura abbiamo realizzato anche un videoclip, quindi diciamo il percorso è stato completo. Un video che è stato girato nel bellissimo borgo di Pieve di Cagna, vicino ad Urbino, da curato la regia Carlo Esposito. Sinceramente è stata una bellissima sorpresa, anche perché il nostro primo video, ne avevamo realizzato un altro come promo per il tour passato, e questo ci ha lasciato bene, perché poi sta riscuotendo buon successo tra chi l'ha già visto. Rispecchia anche un po' la storia della canzone, quindi siamo soddisfatti. Speriamo ci possa lanciare ancora di più. Ecco, me lo auguro anch'io, e insomma state già lavorando al prossimo CD, però chi vi vuole seguire, Luca, dove vi può seguire? Avete riferimenti web, immagino. Sicuramente ci può trovare e può, se vuole, mettere anche il mi piace alla nostra pagina Facebook, Strani Vari, o può vedere i nostri video ovviamente sul nostro canale YouTube e ascoltarci su SoundCloud. E quindi insomma, siamo anche in rete. Siete anche in rete. Allora, chi vi sente, chi vi ascolta, può anche richiedervi per una serata, insomma, a parte certo, quella che fate a Fano, giusto, giusto Leo? Ancora siamo abbastanza liberi per l'estate, quindi ecco,
Quindi prenotateci. Il carnet non è ancora pieno. No, è ancora pieno. Ricordiamo però la data di Fano, visto che siamo 21 qui. Giugno all'Officina Fano. Ecco, allora il 21 giugno all'Officina Fano ci sono questi ragazzi, strani vari, come che ricorda la sonorità lo Stradivari, vabbè, strani vari, si divertono anche con le sonorità così, e quindi andiamoli a sentire. Intanto questa puntata di Dopo Cena è finita, termina, il tempo è tiranno, corre sempre, soprattutto quando sono belle puntate così animate, quindi io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, ringraziamo la formazione trio a trio, grazie, degli strani vari, Federico, Luca e Leonardo. E amici cari, come non potervi lasciare nel migliore dei modi, ovvero sia con un loro brano. Io vi saluto, ciao, vi lascio alle note degli strani vari, ai prossimi appuntamenti, ciao! Sogniamo una vita da calciatore. Quartiere ogni giorno citofonavo, amici per giocare, una pazzia l'iscrizione all'istituto tecnico industriale, cercavo alternative, mille scuse pur di non frequentare. Passa, passa, passa.